Siamo con Andrea Langfelder, BDM Human Capital Management di Oracle. Lo ringraziamo innanzitutto di essere intervenuto ai nostri microfoni. Buongiorno. Buongiorno a lei. È stato anche protagonista della prima tavola rotonda dedicata all'automazione della forza lavoro. L'automazione della forza lavoro può provocare, diciamo, dei rischi per il futuro con la progressiva sostituzione del lavoro umano da parte delle macchine. Come vede lei lo scenario nei prossimi 5-10 anni? Lo vedo molto umano. Sarà uno scenario dove sicuramente la tecnologia e le macchine affiancheranno noi persone, noi lavoratori nel nostro lavoro, sgravandoci però da tutte quelle attività a altissimo costo in termini di tempo e a basso valore aggiunto, lasciandoci molto più spazio per quelle attività di analisi, di decision making e di problem solving sui dati, che sono poi le attività molto più belle e particolarmente interessanti in ciascuna mansione. Ecco, snoccioliamo alcuni dati in termini di produttività. La workforce automation, quali risultati sta dando nelle aziende italiane? Sono dei risultati particolarmente interessanti che noi rileviamo a livello internazionale, che possiamo però utilizzare anche sul mercato italiano. Ci sono dei saving in termini di efficienza di alcuni processi, soprattutto processi di, per esempio, ricerca e selezione, dove l'efficienza consente dei risparmi dell'11%. Ci sono delle efficienze perché vengono decise con maggiore precisione le persone che devono far parte dell'azienda e quindi si evitano costi di un'assunzione sbagliata, e quindi ci sono diversi KPI un po' in tutte le aree, anche per esempio nell'area della formazione, che ci indicano che l'innovazione tecnologica sta creando efficienza all'interno della direzione risorse umane e quindi in ultima analisi all'interno dell'organizzazione dell'azienda. Un'ultima rapida domanda, la tecnologia impone anche una formazione continua, quali sono quindi le competenze che dovranno sviluppare i lavoratori del futuro per mantenersi competitivi nel mondo del mercato del lavoro? È una domanda molto importante ed è un tema oggi molto dibattuto. Paradossalmente ci sono alcune competenze, alcuni comportamenti che saranno sempre importanti, quali appunto la capacità di prendere decisioni, la capacità di lavorare in team, la flessibilità organizzativa, saranno caratteristiche sempre premianti nel mondo del lavoro di domani, ma è chiaro che le competenze digitali, le competenze tecnologiche, la capacità di capire i benefici che una tecnologia ci può dare saranno le competenze più importanti. Ringraziamo Andrea Langfelder per essere stato con noi. Grazie mille a voi. E io vi restituisco la linea.